dopo tanto tempo, Demetra Hampton. Buonanotte Demetra, buonanotte, grazie buonanotte. Di essere qui. Grazie. Allora, parliamo d'amore anche con te, ma cominciamo a raccontare questa storia, perché Demetra aveva 4 anni quando è rimasta orfana del papà. Ed è cresciuta con la mamma. È cresciuta con la mamma, ma è cresciuta benissimo, perché è stata ginnasta artistica e molto brava, molto capace, con il sogno di arrivare alle Olimpiadi di Seul del 1988. Purtroppo una frattura, un incidente, cancella questa grande speranza e tu ti trovi a cambiare vita. Sì, absolutely. Monica, sai, dopo tanti anni di studiare 5-8 ore al giorno, ti passa la vita avanti, che tu vuoi arrivare all'impiedi tutta la vita, il tuo sogno di arrivare, poi finisce in un attimo. Come era successo quell'incidente, Demetra? E stavo, io ero seconda in America, ero una campionessa. Lo so, assolutamente. Tra l'altro sei stupenda, guarda, sei bellissima. Grazie. È successo, stavo facendo le trappole, no? Ho fatto avevo già un strappo al. Quindi ce l'avevi già prima. Sì, però li facevano allenare comunque. Perché quella è la disciplina del sport. Sì. E poi durante l'allenamento, le prove per le gare, mi sono caduta, l'ho preso il trapano in mezzo alle gambe per dire insomma un brutto incidente. Hai capito subito che sarebbe stata la fine del tuo sogno? Sì, ho capito subito perché comunque avevo già 14 anni, avevo già l'Achilles abbastanza rotto. E poi sdraiata lo vedi tutta passare avanti, più o meno lo sai che non puoi mai partecipare a un'altra gara in quel livello, certo. Perché era troppo grave l'incidente. Insomma, sì. Però questa donna è bellissima e quindi a Filadelfia, che è la sua città, passeggia. Qualche anno dopo è successo, no? Avrai avuto 17-18 anni? 16-17. Sì. Passeggia per Filadelfia e viene notata da un agente di una grandissima agenzia di modelle internazionale, che è la Elite Management, che le dice, come ti chiami? Demetra, senti, io vorrei fissarti un appuntamento con il grande John Casablancas a New York. Mm-hmm. E Demetra ci va a questo appuntamento. Ma sono andata con la mamma, assolutamente, era mia reina al tempo. E sì, mia madre mi ha accompagnato a New York, all'agenzia di Gian Casablanca, e lui ha detto che era un po' troppo bassa e poi aveva il naso alla patata. Ma un naso meraviglioso, una patata, bellissimo. Sì. Però, cioè, e ti disse, te lo devi rifare questo nasino. Sì. Mamma non ne volle sapere. Mia mamma è assolutamente rifiutata, perché comunque a 16 anni il viso non è anche formato, certo, da donna, cioè si è raffinata da sola, diciamo. E comunque sono molto felice che mia madre è rifiutata. Sono tornata a New York quando avevo 17-18 anni dopo la diploma. E ti hanno subito preso, perché avevi questi preso, tratti asiatici. Sì, ti hanno preso come modella in Giappone di una marca nota, insomma, sì. Shiseido. Senti, Demetra, tu avevi consapevolezza da ragazzina di essere così bella per tutta la vita? Tu ti sei sentita bella come sei? Perché è una bellezza molto particolare. Ma ti posso fare una confessione? Sì, la devi fare. Allora, a scuola io non sapevo, perché era molto maschiaccio, comunque essendo anche una ginnasta e tutto, però quando andavo a scuola le ragazze forse meno belle, non lo so, ma le bulli, avevo il bullismo contro di me. Allora mi accusavano di essere troppo bella e privilegiata perché non andavo a scuola normale, perché studiavo. E comunque sì, ho subito questo bullismo della mia bellezza, però non sapevo di essere così bella, perché io ero veramente maschiaccio. E quando hai scoperto invece di avere questo dono così? Ma durante gli anni. Quando sei diventata Valentina, forse? Quando ti è scoppiato in mano questo grande successo, ora ci arriviamo. Ma credimi, io non credo di essere così speciale, di essere una bella donna, tu ovvio. Tu sei speciale dentro, sì, perché grazie. Hai un'anima pura. Sì, grazie. Che è veramente la cosa che ti caratterizza. A me piace essere belle dentro più che fuori. Più che comunque. Fuori. Però è vero, tutte e due sono belle. Allora, fai la modella,
arriviamo al 1988, che doveva essere l'anno delle Olimpiadi di Seul e comunque resta l'anno della svolta, guarda la concomitanza, perché tu proprio nel 1988 sei a Los Angeles un giorno in piscina e fai un incontro che ti cambia la vita. Incontri due attrici italiane, Valeria Golino e Isabella Ferrari, e un altro agente di spettacolo che ti scatta delle fotografie al naturale. Cioè tu esci dalla piscina, i capelli tirati indietro come ce li hai adesso, senza trucco, manda queste fotografie al produttore italiano Angelo Rizzoli, che sta cercando la protagonista della sua Valentina. E cosa accade? Ma accade che facevano il casting per oltre 5.000 donne e non riuscivano a trovare Valentina. Questa gente mi ha visto in piscina, come l'hai detto, senza trucco, tutto quanto. Ha fatto un Polaroid, perché lì non c'erano i telefonini all'epoca, queste cose. Ha fatto un Polaroid e l'ha mandata. E il giorno dopo era sull'aereo a fare provino per Valentina e mi hanno preso. E ti hanno preso. Sì. E allora c'è un ricordo di cui abbiamo parlato, tu ti accorgi, no? Tu sei sempre un po' inconsapevole, proprio perché sei una donna concentrata sulla tua ricchezza interiore, di tutto quello che è intorno a te, no? Cioè, lo percepisci, ma insomma, le cose materiali non ti interessano molto. A un certo punto sei in aereo e ti accorgi che ti guardano tutti, perché il successo di Valentina è già conclamato, e ti chiedi, ma perché mi stanno guardando? In realtà tu eri su tutti i giornali, quindi in ogni giornale che capitava c'eri tu. Sì, stavo in aereo per andare a Milano e a un certo punto mi vedo tutto l'occhio puntato addosso e mi giro e tutti nell'aereo avevo questa rivista con la mia foto tutta pagina intera in bikini, diciamo in costume, e mi sono diventata viola, ero molto imbarazzata, certo. Ero una bambina comunque. Sì. Ma cosa, diciamo, cosa ricordi di questo successo travolgente? Mi ricordo che non capivo veramente, onestamente non capivo bene, perché è stato tutto di fretta, è stato tantamente inaspettato, però era bello perché mi sentivo trattato meglio, in senso viziata, amata, coccolata, viziata, tutte quelle cose. Poi una bambina è speciale, queste cose, comunque ti aiuta anche a crescere, penso. Tua mamma era sempre con te? Mia mamma no, a quel punto era grande, insomma, però... Era rimasta a Filadelfia? No, lei vive a Seattle adesso. A Seattle. Però siamo in contatti 4-5 volte a settimana, ci sentiamo. Tu invece dall'Italia non te ne sei più andata? Ma no, sono andata via dopo Valentina. Dopo sì, Valentina sono andata a studiare a New York Actors Studio. Ma poi sei andata via quando è finito il tuo primo matrimonio. Sì, quello sì, sono scappata. Sì. Però poi sei sempre ritornata, voglio dire, l'Italia in un certo qual modo ha catturato il tuo cuore. Io adoro gli italiani, adoro tutti gli italiani. Infatti tutti... hai sposato due italiani, hai sposato nel 1998, dopo soli 3 mesi, Luca Belli. Sì. Sì, è stato un gran sbaglio, insomma non lo conoscevo il persone come uomo. Come l'avevi conosciuto? L'ho conosciuto lui fra metro nemica, è stato super, veramente un colpo di fulmine. Però era... Per tutte e due. Comunque era una decisione molto in fretta, dopo 3 mesi ci siamo sposati. È stata una cosa molto anche terribile perché mi ha fatto soffrire tanto. Cioè, mi ha tradito, ha messo incinta la mia amica, se la vuoi chiamare amica, non lo so. Ma dopo quanto tempo? Dopo 3 anni. Dopo 3 anni? 3 anni, un'amica che veniva a casa tua? E veniva a casa mia ogni tanto, sì. E comunque... E come hai saputo? L'ho saputo dai suoi genitori, perché lui non ha avuto coraggio di dirmelo. E me l'ha detto i suoi. E io praticamente sono scappata un po' da Italia, perché sapevano praticamente tutta Italia, tutto Roma, insomma. La Roma e amici. Ti aspettavo un figlio da questa donna. Era una cosa molto... Sta ancora con questa donna lui? No. Però c'ha il figlio. Però insomma. C'ha il figlio. E tu sei andata ai Caraibi? Io sono andata a vivere in Caraibi per staccarmi dal gossip, staccarmi dagli italiani, staccarmi dal...
del malore che soffrivo, sono andata lì dove facevo sub, perché io amo lo sport, tutti qualsiasi sport. Io la adoro. E allora sono andata lì per pulirmi il cuore, pulirmi la testa. È una rinascita di me stessa dopo qualcosa di così brutto. E poi come sei ritornata in Italia? Sono tornata perché giravo un altro film, perché non l'ho fatto solo Valentina. Sì, lo so, hai fatto tanti, anche, anzi raccontiamoli. L'altro film, sono tornata per girare un altro film e poi... Qual era? Era... Chicken Park con Jerica là. Sì. E poi sono rimasta in Italia e comunque vivevo qua già. Insomma. E hai conosciuto il tuo amore. Sì. Che è Paolo Filippucci. L'hai sposato nel 2019, dopo 11 anni di convivenza. Sì. Ma hai capito subito che era l'uomo giusto. Ma non ho capito subito lui, perché era talmente ancora molto scioccato, c'era molto dolore ancora. Molto male. Era molto delusa. Dal tuo primo matrimonio. Comunque lui era molto insistente, molto... Ti ha aspettato 2 ore e mezza fuori dal ristorante. Con 3 bambini. Con 3 bambini. Tu pensavi che fossero i figli. Sì, assolutamente, c'erano le sue nipoti. Sì. E poi che cosa ha fatto? Ti ha chiesto il numero di cellulare? Mi ha chiesto il numero di cellulare e mi ha detto... Gliel'hai dato? Sì, l'ho dato, però dopo che mi ha detto che non è... Che non erano i suoi figli. Sì, c'aveva bisogno di un'altra storia così, no? Ci siamo scambiati i numeri, ma io stavo partendo per Los Angeles e lui stava andando in vacanza con gli amici. Ci siamo scambiati i messaggi così durante questo periodo di vacanza e poi quando sono tornata l'ho dato un po' di forfait, che mi ha chiesto diverse volte di uscire con lui, ma non ero convinta. Non eri convinta? No. Ma non eri convinta perché avevi paura? Avevo paura, tanto paura. Penso che ogni... Farti male ancora, tanto no? male. Con l'amore. Tanto male. Poi come ha saputo convincerti? Come? Come ti ha convinto Paolo? Ma tipo le terze forfait l'ho dato, finalmente siamo andate a fare un aperitivo insieme e da lì non ci siamo più lasciati. È stato proprio lì un colpo di fulmine pazzesca, perché mi ha capito tanto. Un amore che diciamo cresce giorno dopo giorno, perché anche qui io ti seguo, no? Sui social e vedo queste storie, queste fotografie bellissime, tu che ti addormenti sul petto di lui, sì. e gli fai continue dichiarazioni d'amore, perché tu dici: è l'uomo della mia vita, è l'uomo che mi dà la gioia di vivere, sono felice e fortunata di averlo incontrato. Quindi sei riuscita a coltivare questo sentimento e a far, come dire, crescere anche l'amore in questo matrimonio, giorno dopo giorno, ormai sono 15 anni sì. insieme. Qual sì. è la ricetta? Ma io penso moltissimo nel rispetto una dell'altra, e l'onestà, di essere onesti insieme, di convivere momenti di dolore e felicità insieme. Ci divertiamo un sacco insieme e poi c'è l'amore puro, cioè, penso che è stato un angelo per me, cioè veramente un angelo che mi ha fatto rinascere e mi ha fatto diventare felice me stesso, di credere in me stesso. E è un continuo flirt, continuo sorprese, tutte cose. Per esempio, l'ultima sorpresa che ti ha fatto? Ma tipo 10 giorni fa mi ha chiamato, mi ha detto: fai le valigie che andiamo alle terme, insomma, per il weekend. Queste piccole cose inaspettate, comunque, che fa sempre, diciamo, mette un po' di peppe. Certo, nella vostra unione. Sì. Allora, diciamo che circolano tante leggende su di te, no? La prima leggenda ti vede fidanzata a Giorgio Pasotti. Ma non è vero. Ma non è vero, non so dove l'hai sentito. Avete fatto qualcosa insieme di lavorativo? No, Giorgio Pasotti è solo un amico che ci frequentiamo, ci vediamo tipo al mare d'estate, che frequentiamo lo stesso posto. Ma lui sempre con le sue fidanzate, io con il mio fidanzato. Fidanzato e niente. Non c'è niente, non c'è nessun figlio, non c'è niente. Eh sì, e poi l'altra leggenda è che tu avessi avuto una figlia di nome Arianna, invece non hai mai avuto figli. Assolutamente no. Ti sono mancati? Sai, io non ho mai pensato di diventare mamma, a parte che non sono venuti.
Come Stefania, cioè non hai sentito mai la necessità di cercarli, no? No, perché stavo sempre in giro del mondo lavorando e comunque ho tanti nipoti. Cioè, quindi l'affetto... La mancanza di essere mamma io non ce l'ho, no. Non ce l'hai. Cioè, sono passate il momento che potevo averli, non sono venuti, allora è un'altra parte di vita. Cosa ti piacerebbe avere, aprendo questa metaforica porta del futuro? Trovare cosa? Visto che l'amore ce l'hai. Sì, l'amore ce l'ho. La serenità anche. La serenità. Anche tu come Stefania hai l'amore e hai trovato comunque, dopo tanta sofferenza amorosa, anche lei... Come te avete trovato un vostro punto di equilibrio. Quindi cos'altro ti aspetti o ti farebbe piacere avere? Mi piacerebbe di essere così sempre. Nelle prossime in futuro, tutto insomma. Cioè di cristallizzare questo momento. Sì, frozen. Di, ecco, cristallizzare. Frozen, cristallizzare. Eternalizzarlo. E crescere ancora insieme, perché è importante sempre crescere in più. Cioè... Accanto a tuo marito. Accanto a mio marito, è il lavoro. C'è un rimpianto nella tua carriera? Avresti potuto fare qualcosa che non hai fatto? Un'occasione che non hai colto? Mi dispiace che dopo Valentino non ho colto subito le fortune di Valentina. Sono tornata in America a studiare e che non ho corso dietro il momento giusto. L'ho aspettato di fare l'attrice dopo, e se no potevo fare molto di più. Beh, però sei andata a studiare, questo ti fa molto onore. Sì, sì, questo è assolutamente sì. Sono molto grata alle persone che mi hanno convinto. Allora, torno tra poco.